sotto l'1,6 ci vanno veramente in poche in assoluto. In previsione non so chi altro, potresti metterci una seconda americana, potresti metterci la Efimova, ma al momento, allo stato attuale delle cose, il campo, la rassegna mondiale finisce qua. E quindi sono tre atlete, saranno solo due presenti all'Olimpiade in gara individuale, in grado di gareggiare per risultati molto importanti. Ultima gara maschile, già fuori dalla camera di chiamata, i vari Matteo Pellizzari, che sarà in corsia numero 1, Lorenzo Glessi in corsia numero 2, Giovanni Sorriso alla 3, alla 4 Alberto Razzetti, in corsia numero 5 Pier Andrea Matteazzi, in corsia numero 6 troveremo Massimiliano Matteazzi, Nicolangelo Di Fabio alla 7, Pietro Paolo Sarpe sarà in corsia numero 8. Cosa mi dici di Alberto Razzetti, 1.58.09 la scorsa estate al Sette Colli, record italiano? Esatto, e poi un altro grande tempo a dicembre, squalificato, quindi non omologato, ha fatto bene il Delfino qui, seppur rimanendo dietro a Burdisso, e la sua gara è, diciamo, tra gli uomini emergenti quello che ancora si è visto meno ai campionati italiani, chiuso peraltro da grandi prestazioni, vedi appunto i 200 Delfino, e un po' perché la sua ultima gara è l'ultima del programma, la sua migliore, e quindi... Qualche problema? Di che tipo? Non so, giudice arbitro, colloquio con lo speaker, eccoci. Sì, hanno dato là. Hanno dato il via. E allora possono entrare sul piano vasca gli ultimi 8 al maschile che vedremo in questi campionati italiani assoluti, poi ci saranno 200 misti femminili e scenderà il sipario prima di ritrovare tutti i grandi big del nuoto azzurro o quasi impegnati a Budapest per il campionato europeo preolimpico. O quasi, perché manca Scozzoli? Vedremo, sì, Fabio Scozzoli manca, vedremo poi anche quali saranno le valutazioni. Certo, senza Fabio non sarà la stessa cosa. Approfittiamo per mandargli un saluto, un abbraccio, l'abbiamo già fatto nella giornata di apertura, lo ribadiamo oggi per il capitano della nazionale italiana di nuoto. E poi vedremo anche, per quello che riguarda gli altri big, che tipo di programma ci sarà, eh? Per la stessa Federica Pellegrini non è detto che si tratti di programma completo, può darsi che si tratti di blitz per, non so, staffetta più eventuale una, ma non di più gare individuali e via. Esatto, ieri ci ha fatto un po' di confidenze. Tu stai facendo delle anticipazioni, perché hai estratto dall'uovo di Pasqua il super regalo. No, sto facendo delle ipotesi. Ah, delle ipotesi. Sì, anche perché ha dichiarato alla stampa che si dedicherà soprattutto alla clausura, intesa come fase di allenamento da programmare. Poi vedremo anche come verrà gestita l'eventuale altura, eccetera, eccetera. Ma ora ci siamo. 200 misti maschili, Alberto Razzetti, corsia numero 4, buono il suo stacco, così come quello di Giovanni Sorriso in corsia numero 3, Sorriso che poi si perde però nella fase di subacquea, bene invece Lorenzo Glessi in corsia numero 2, si comincia con il Delfino. Glessi che sta cercando di ritrovare quel passo che l'aveva reso a livello giovanile uno dei giovani più promettenti e che si è in realtà un po' smarrito nel crescere. Razzetti invece molto solido, 25-24, intanto molto bene. Peccato che Ceccon abbia prediletto i 50 Delfino a scapito dei 200 misti, perché ci piacerebbe vedere un'altra sfida tra il Ligure e appunto Thomas Ceccon. È sempre gara a due anche nel dorso dopo il Delfino, cioè Glessi contro Razzetti, gli altri sono molto più staccati, leggerissimo margine di vantaggio per Razzetti, vediamo se riesce a mantenerlo, sì, 55-84 per lui, 24 centesimi meglio di Lorenzo Glessi, e ora tocca nuotare a rana. Ebbene, la frazione in quale Razzetti ha dimostrato di essere estremamente solido, fa fatica invece Glessi nello stile libero finale. In genere chiude con dignità il 200, Razzetti che però prende il largo, molto ritmo in questa rana, una rana che arriva proprio sulla frequenza e che si dimostra estremamente efficace.
tanto meccanico quanto efficace nella rana, Alberto Razzetti, che va a toccare ai 150 metri in 1:28.97. Adesso c'è lo stile libero, vediamo quanto riesce a spingere. Ha guadagnato 2 secondi nei confronti di Glessi, un distacco enorme nei confronti poi di Pellizzari, 3:26, e Alberto Razzetti adesso è da solo contro il cronometro. Mancano 15 metri alla fine di questi 200 misti, 10 metri tra poco, corridoio rosso dei 5 metri, Alberto Razzetti che continua a spingere e qua salta fuori un 1:57.13, record italiano polverizzato, c'è il tempo per l'Olimpiade, prestazione enorme da parte di Razzetti che si inserisce tra i migliori 10 tempi europei di sempre, tra poco ti dirò esattamente dove, ma che prestazione e soprattutto complimenti anche per come ha saputo reagire a quella squalifica di dicembre. Qua si lascia andare a tutta la sua soddisfazione e rivediamo anche la parte finale di gara, quella stile libero che ci ripropone Edi Saia con un Razzetti che alla fine ce l'ha fatta scendere sotto il muro dell'1:58, ce l'ha fatta di parecchio, 1:57.13, nuovo record italiano, arriva un'altra luce molto intensa anche nell'ultima giornata di questi campionati italiani. Sì, un grande tempo, un grande progresso, una grande tenuta mentale, una ottima distribuzione di gara da parte di Razzetti. Lui è veloce, però ha fatto un delfino giusto, corretto nelle proporzioni, molto equilibrato anche il dorso. Dove veramente ha spezzato la gara in due è stata questa frazione, una rana super ritmata, letteralmente volata in 33:13, e poi uno stile libero a chiudere estremamente solido. Diciamo che prima di tutto che se lo merita. Sì, questo senza dubbio. Abbiamo aspettato un buon mistista oramai da un po' di anni. Nei 400 Matteazzi non è certo a questo livello, nei 200 Razzetti con 1:57 incomincia ad avere uno standard internazionale più che dignitoso, strappa il pass diretto per l'Olimpiade con una prestazione che insomma gli permette di gareggiare con orgoglio. Settimo tempo europeo di sempre, appena un centesimo dietro a quello di James Goddard, tra l'altro in gomma. Beh, insomma, la dimostrazione del tempo, l'asse dei 200 misti oramai richiede un 1:57 per essere visibile nel mondo, però 1:57.13 come lui ha nuotato, insomma, comincia a essere davvero in quella zona di grande interesse e di grande fastidio per qualsiasi avversario.